era il marzo del 2000, quando l'allora rettore Antonio Muscio annunciava al pubblico quello che era già stato sottoposto al Senato accademico e approvato al Senato accademico nel gennaio, e che era questo lavoro che era cominciato per la definizione del logo dell'Università di Foggia nel novembre dell'anno precedente. Una sera mi vennero a trovare in studio Antonio Vitulli, allora presidente della Società di Storia Patria per Foggia, e il rettore Antonio Muscio, e mi diedero l'incarico di sondare, di mettere in piedi un lavoro di ricerca conoscitivo per arrivare poi a definire quello che è diventato il logo dell'Università di Foggia. È stato un lavoro durante il quale ho raccolto quella che è l'iconografia nota della città, e andava dall'antica Daunia all'epoca federiciana, all'alto medioevo, alla fondazione della città con gli elementi fondanti, l'acqua, i santi Guglielmo e Pellegrino, la transumanza, insomma un po' tutti i materiali che appartengono alle anime storiche della città. Durante questo lavoro ho sottoposto alcuni bozzetti, e tra questi poi si finì con selezionare l'immagine del Capecelatro, che definiva questa città, questa rappresentazione della città senza mura, e che sembrò in quel momento un valore che potesse essere speso proprio nella direzione della città aperta. Quindi mi sembra questa l'occasione migliore per porgere gli auguri per questo 21° compleanno dell'università, e immaginando che ce ne siano tanti altri.